Buonasera a tutti i nostri telespettatori, bentrovati per una nuova edizione del telegiornale. Iniziamo con i bambini, con la rassegna Tappeti Volanti in programma al Teatro Verdi che ha delle particolarità. Avanti. Sapete chi sono io? Come portare i bambini a teatro? La risposta arriva da Matteo Cardelli e Elisa Tomao che, grazie ad una geniale intuizione, hanno creato una rassegna di letture animate appunto per bambini. Uno spettacolo che coinvolge i piccoli spettatori direttamente sul palco del Teatro Verdi, laddove di solito protagonisti sono gli attori. Io vi accompagnerò in un viaggio un po' particolare. L'allestimento è quanto mai sobrio e originale, via le poltrone troppo strette e poco congeniale ai piccoli spettatori, spazio invece a tappeti e cuscini, da qui il nome della rassegna Tappeti Volanti. Un ambiente familiare che volevamo creare appunto un clima tranquillo appunto per i bimbi, per le famiglie, quindi un ritorno innanzitutto delle famiglie a teatro in sicurezza, era il primo messaggio che volevamo far passare. Questo attraverso delle letture animate, siamo infatti in collaborazione con due importanti case editrici, una è Mondadori per il personaggio di Mortina e una è Federighi Editori per appunto la rassegna su Dante, Dante per gioco con tre appuntamenti ovviamente Inferno, Purgatorio e Paradiso. Ci sono anche tanti suoni, tanti rumori. A raccontare queste storie, a interpretare queste letture la compagnia Teatro Verdi Factory. 10 gli spettacoli in programma insieme alla simpatica Mortina, al caro Dante Alighieri in viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, ma anche Raperonzolo, Alice nel Paese delle Meraviglie e Biancaneve. Quando ad un tratto giunse ai piedi di un colle, illuminato dal sole. Ricca anche la stagione teatrale divisa fra teatro, cabaret, danza e musica. Abbiamo inserito le produzioni più importanti, più grandi che ci sono in Italia in questo momento. Abbiamo le principali commedie, ovvero Manola con Chiara Noschese e Nancy Brilli, abbiamo la Chiara Francini, Figlie di Eva con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e ci sono sempre ovviamente le proposte dei comici più importanti d'Italia, Le Franz, Giacobazzi, Pozzolis Family. È un cartellone, diciamo, di spettacolo in abbonamento che come sempre cerca di coinvolgere tutte le fasce di età e tutti i gusti del pubblico. Nel mezzo dei cammini di nostra vita mi ritrovai una selva oscura. I titoli delle principali notizie di oggi. Pistoia ha perso un altro tassello della sua recente storia, all'età di 89 anni, infatti è morto il professor Ivano Pasci, storico presidente della Fondazione Caripe. Grazie anche a lui, capoluogo e provincia, sono stati realizzati oltre 5.000 progetti. Successo per la 39esima edizione della Giornata Internazionale della Pace, Cultura e Solidarietà, quest'anno il premio La Pira è andato a 4 persone, 3 italiane e l'attivista bielorussa Svetlana Tsiakhnoskuya. Soldi in arrivo per Pistoia e provincia, nel capoluogo saranno 2 scuole a beneficiare di finanziamenti per 2.700.000 euro, 7 milioni invece andranno ad altri comuni per realizzare opere pubbliche. Alla doganaccia di Cutigliano sono stati presentati 2 ambiziosi progetti, uno sull'alta via dell'Appennino, inaugurazione di un rifugio, 2 stelli e di un negozio, l'altro sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari. La striscia positiva della Pistoia si è interrotta nelle Marche per gli arancioni battuti dalla Fermana, si tratta di un passo indietro, la squadra di mister Sassarini torna nelle zone a rischio della classifica. Infine è successo dopo un supplementare per la Giorgio Tesi Group che è tornata alla vittoria battendo l'Urania Milano con più difficoltà del previsto, determinante il calore del pubblico nei momenti difficili del match. Cordoglio a Pistoia per la scomparsa del professor Ivano Pasci, storico presidente della Fondazione Caripit. Pistoia perde un altro protagonista assoluto degli ultimi decenni della sua storia. All'età di 89 anni si è spento nella propria abitazione il professor Ivano Pasci, la cui figura è nelle vicende del territorio indissolubilmente legata alla presidenza della Fondazione Caripit. Nato a Pistoia il 10 ottobre del 1932, il professor Pasci è stato fondatore dell'omonimo importante studio dei commercialisti, docente di economia e gestione delle imprese all'Università di Firenze, nella stessa facoltà, titolare del corso di finanza aziendale della cui Accademia Nazionale, è stato socio.
Un curriculum professionale del quale è impossibile citare tutti i ruoli, tanti dei quali da amministratore di società nell'ambito dell'economia, non solo come per la Fondazione Marino Marini, la Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer. Dal 1992 per i 24 anni successivi fu a Pistoia il presidente per antonomasia, cioè presidente della Fondazione Caripit, fondazione cui aveva assicurato una solidità finanziaria per gli anni a venire grazie alla magistrale gestione della cessione a Intesa San Paolo delle azioni della banca. Nei 24 anni di presidente della Fondazione Caripit, il ruolo tra tanti assolti che diretta incidenza più ha avuto nella storia pistoiese, il professor Ivano Pace è stato determinante nel realizzare più di 5.000 progetti, in pratica in tutti i settori, dalla conservazione del patrimonio artistico-culturale al volontariato con la famiglia Carrara, essenziale del sostegno alla realizzazione del nuovo centro della Fondazione Mike, alla sanità con la realizzazione del padiglione emodialisi all'ospedale del Ceppo, al sociale, citiamo solo l'albergo popolare per senza tetto e il sostegno ai progetti Caritas, alla diffusione della cultura con la nascita a Pistoia di Uniser, il polo universitario, con i dialoghi sull'uomo. Un elenco impossibile da rendere esaustivo, cui alla concretezza dei progetti va affiancato lo stimolo incessante ai decisori politici, alla concretezza e alla lungimiranza. Le sue caratteristiche sono forse, con le tante opere fatte, al centro dell'ascito che oggi si ha a Pistoia del suo pluridecennale lavoro. Un vero professore dunque che ha insegnato con il pensiero e con le opere. Le esequie funebre di Ivano Paci si terranno mercoledì mattina alle ore 11 nella chiesa di San Domenico a Pistoia. Abbiamo raccolto alcuni ricordi del professor Paci, tantissime testimonianze di cordoglio, ovviamente non ve le possiamo proporre tutti, sentiamo chi ha incontrato per noi Francesco Rossano. È stato proprio grazie al carisma, alle indubbie capacità intellettuali e rigore morale del professor Paci se la fondazione è diventata quello che è oggi. Così Lorenzo Zogheri, oggi presidente della Fondazione Caripit, ha ricordato Ivano Paci ed il suo ruolo nel fare l'ente di Palazzo De Rossi, quello che è oggi. Un ente che il professor Paci ha guidato per quasi 25 anni, la cui reputazione e crescita, ricorda la Fondazione, è frutto delle originarie scelte strategiche che hanno consentito di mantenere nel tempo una straordinaria attività erogativa a favore del territorio. La sua eredità è un'eredità importante, innanzitutto dal punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista organizzativo. E vorrei anche sottolineare un'eredità è anche quella dell'indipendenza e dell'autonomia che la Fondazione ha avuto e dovrà continuare a avere sul nostro territorio. È proprio questo che ha fatto sì che sia diventata un attore importante per le politiche di sviluppo del nostro territorio. Un uomo che ha contribuito alla vita della provincia di Pistoia e delle sue comunità attraverso le sue scelte e che Gabriele Zollo, che fu presidente della Cassa del Risparmio di Pistoia e Pescia e lavorò fianco a fianco a Paci, ricorda così. Era una persona di una fede profonda e con lui se ne va un esponente fondamentale e importante del cattolicesimo democratico in terra di Pistoia. Una fede profonda, una fede collegata ad un impegno politico, l'altra seconda caratteristica, cioè la fede sentita come l'esigenza di creare una società più giusta. Parole di cordoglio sono arrivate anche dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. Una figura che all'interno della Fondazione Cassa di Risparmio ha contribuito a cambiare profondamente la città, ma anche dopo la sua presidenza lo ricordo sempre molto attivo anche all'assemblea dove portava consigli, riflessioni, quindi nonostante il ruolo non ha mai abbandonato e non ha mai smesso di dare consigli e fare riflessioni sulla città, quindi veramente le condoglianze a tutta l'amministrazione, ai familiari. A nome della diocesi di Pistoia, il vescovo Monsignor Fausto Tardelli esprime il cordoglio per la morte di Ivano Paci, un vero protagonista della vita della città e del territorio, ha sottolineato il vescovo, ed anche un educatore da sempre legato al mondo dello scautismo, un punto di riferimento ed esempio per generazioni di pistoiesi. Il suo lavoro si è sempre contraddistinto per la particolare sensibilità e vicinanza alle opere della Chiesa. Ieri si è svolta la 39esima edizione della Giornata della Pace, della Cultura e della Solidarietà.
La 39esima edizione della Giornata Internazionale della Pace, della Cultura e della Solidarietà, promossa a Pistoia dal Centro Studi Donati, è stata caratterizzata da un dibattito aperto al pubblico sui diritti umani, in scena nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale. A chi saranno consegnati quest'anno i premi La Pera? Guido Formigoni, professore di storia stimato in tutta Italia, Emanuele Russo, presidente di Amnesty International Italia, Pietro Morello, un musicista solidale, si può dire, fa missioni umanitarie, Svetlana Tsikhanouskaya, che è la presidente legittima della Bielorussia, che però è stata costretta all'esilio in Lituania per paura di essere di ripercussioni da Lukashenko, un dittatore. Una giornata come quella di oggi è importante in un mondo ancora devastato dalle guerre. Da 60 anni denunciamo le violazioni commesse nei confronti di individui e comunità in ogni angolo del pianeta, ed è quello che contiamo di fare adesso per almeno altri 60 anni. Il mondo attuale è segnato da questi scontri ed è segnato dalla difficoltà ad affermare il primato dei diritti umani, che pure sarebbe stato accettato da tutti i paesi con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48 firmata dall'ONU. E oggi abbiamo la potenzialità probabilmente per fare passi avanti in questa direzione. Io sono uno storico, cerco di lavorare sull'evoluzione di questi fatti, e il problema che si è creato negli ultimi 20 anni è esattamente che non ci sono più quei vincoli che erano legati alla Guerra Fredda, che permettono appunto, che bloccavano l'affermazione dei diritti umani. Mi chiamo Yekaterina Zyuzyuk, sono portavoce dell'associazione Bielorussi in Italia su Polka, e sono qui per ritirare la statuetta del premio per la pace di Svetlana Tsikhanouskaya. Mi hanno definito un musicista solidale, sì, perché quello che io faccio ha sempre la musica come protagonista, e quindi un musicista solidale oggi, sì. Senti, cosa pensi della Giornata Internazionale della Pace? Ma è quanto più fondamentale, ma non tanto per la giornata in sé, perché non è una giornata importante, è quanto un ricordarsi ogni tanto di quanto sia importante perseguire come obiettivo la pace, ma non quella pace come utopia di mai più le guerre, ma proprio la pace tra noi e le persone che ci stanno davanti, e quindi l'aiuto internazionale, e quindi essere pronti ad aiutare le persone. Sono 291 nuovi positivi in Toscana nell'ultimo bollettino pandemico, meno 142 rispetto a ieri, ma attenzione, ci sono molti meno test, 15.000 in meno, quasi 16.000 in meno rispetto a ieri. I decessi purtroppo sono 4, più 1 rispetto a ieri, i ricoveri in isolamento aumentano, più 4, 297 in totale, ma calano quelli in terapia intensiva, 33, meno 2. Il tasso dei positivi è al 2,3%, quasi un punto percentuale in più di ieri. In provincia di Pistoia 23 nuovi contagiati, meno 5, 2 decessi. Ieri erano stati segnalati 0 decessi, 27 ancora le persone in isolamento da Covid negli ospedali pistoiesi. Sono oltre 7 milioni di euro i soldi destinati a realizzare opere pubbliche e messa in sicurezza degli edifici e di rete comuni della provincia di Pistoia. Il contributo è stato assegnato dal governo sulla base delle proposte presentate dagli stessi comuni. Il finanziamento è suddiviso in vari comuni, appunto. Io ve lo nomino un paio, quelli che hanno ricevuto più soldi: 1.600.000 all'Arciano, 1.300.000 a Ponte Buggianese, 1.200.000 a Pistoia. Queste risorse rientrano nell'ambito di quelle del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dalle notizie al segretario provinciale del PD Pierluigi Galigani, si tratta di un finanziamento ascritto che favorirà lo sviluppo del territorio e delle nostre amministrazioni comunali. E a proposito di soldi in arrivo, per la ristrutturazione e il miglioramento di due scuole del territorio, cioè l'asilo Il Melograno di via Cavallerizza e la scuola primaria Modesta Rossi di Ponte alla Pergola, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero ha assegnato un finanziamento di 2.691.000 euro al Comune di Pistoia. Il tutto è stato reso possibile grazie ai progetti presentati dallo stesso Comune in occasione di un bando ministeriale del 2018 finalizzato alla messa in sicurezza degli edifici. Dopo 2 anni di stop è ripreso a Fognano di Montale il progetto Scuola Aperta. Vediamo.
tornano le attività di scuola aperta realizzate dalla Proloco di Fognano nell'ambito del progetto HERO, sostenuto dall'impresa sociale con i bambini e dalla Fondazione Caripit. Nella scuola primaria Vannucci di Fognano è iniziato il doposcuola rivolto ai bambini da 6 ai 10 anni e novità di quest'anno anche ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Oggi è un grande giorno per noi, per la Proloco di Fognano, per tutto il nostro paese, perché dopo 2 anni di sosta si ricomincia con la nostra scuola aperta. Questo progetto nasce nel 2016 perché volevamo offrire alla frazione delle iniziative in più, qualcosa in più, che attraesse iscritti, visto che la scuola era in pericolo di chiusura per il basso numero di iscrizioni. Per cui da allora, con i genitori, con i nonni, abbiamo istituito il nostro venerdì alla scuola aperta, in cui facciamo una serie di attività laboratoriali insieme ai bambini. Nome del progetto è Un paese a scuola e un po' lo spiega, perché effettivamente la scuola si è aperta ai contributi di tantissimi personaggi del nostro territorio. Abbiamo avuto il nonno che ci ha insegnato a fare il mosaico, il babbo che ci ha insegnato a dipingere, la mamma che ci ha insegnato la scrittura creativa, le nonne che ci hanno insegnato il rammendo dei calzini, e abbiamo avuto anche associazioni, la banda di Fognano stessa ha proposto dei laboratori musicali, la Misericordia ha proposto delle iniziative sulla salute, per cui insomma veramente dentro questa scuola è passato il mondo, è passata tanta ricchezza. Siamo orgogliosi di riniziare quest'anno e quest'anno i laboratori saranno sull'inglese con un insegnante madrelingua e sul teatro con l'associazione Amnio. E siamo pronti a ripartire, insomma, entusiasti del prossimo futuro. Avevamo un aggiornamento sulla circolazione ferroviaria che è ancora sospesa fra Porretta e Pracchia sulla linea porrettana. Rete Ferroviaria Italiana ha ultimato le operazioni di rimozione del grosso masso che si è distaccato ieri dalla parete del versante La Cava ed è caduto sui binari. Completate anche le operazioni di controllo e ripristino delle infrastrutture. La ripresa del servizio dipenderà dall'esito delle verifiche di stabilità della zona del distacco previste con l'ausilio di esperti rocciatori, geologi e personale della Protezione Civile. L'inizio delle operazioni, programmato per questa mattina, è stato rinviato a causa del tempo. Fino alla riattivazione della linea, Trenitalia garantirà un servizio di autobus sostitutivi fra Porretta e Pracchia Pistoia, regolare invece il traffico fra Bologna e Porretta. Rifugi, ostelli per i pellegrini, valorizzazione dei prodotti agroalimentari sono le realizzazioni che verranno fatte attraverso il PIF, i progetti integrati di filiera sulla montagna. Andiamo a presentare con un incontro alla Doganaccia di Cotigliano si sono presentati 2 progetti integrati di filiera finanziati dal GAL, Gruppo di Azione Locale Montagna Appennino. Uno sull'alta via dell'Appennino, con l'inaugurazione del rifugio della Bicocca, di 2 ostelli per i pellegrini e del negozio di prossimità della Doganaccia. L'altro sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari, attraverso il turismo rurale, con l'inaugurazione del nuovo rifugio albergo La Grande Baita. Qui si è affiancata anche la realizzazione del posto di primo soccorso delle nuove strutture invernali e estive realizzate con il sostegno della Regione Toscana. Per creare una filiera tra le aziende agricole e i sentieri, insomma, per dare la possibilità a tutti di usufruire dei nostri prodotti in tutti i locali di questa zona e anche in altri locali, perché il progetto parte addirittura dall'Orsin, hanno aderito anche strutture dell'Orsin, sono circa 25 aziende, hanno aderito ai 2 progetti di filiera. Si traduce, ora faccio un esempio semplicissimo, ad esempio in questo locale, oltre a essere presenti 2 ostelli, ci sarà un menù tipico dei prodotti della filiera delle aziende agricole locali. Hanno messo insieme diversi protagonisti, dagli enti pubblici agli imprenditori privati, alle associazioni, che hanno condiviso un obiettivo comune e che hanno realizzato 2 progettualità estremamente importanti, sia per rivitalizzare le nostre montagne, i nostri territori, sia per rilanciare anche il settore turistico. Gli investimenti, infatti,
fatti che sono stati effettuati tramite queste progettualità consentono un rilancio proprio dell'attività turistica, della promozione turistica attraverso la realizzazione di strutture che riportano una grande attenzione sul territorio della montagna pistoiese. Ha anche il valore di costituire un'architettura che va a interconnettere anche i sentieri di più bassa quota, perché l'obiettivo strategico di questo territorio, di questa montagna, è anche quello di mettere in correlazione stretta, anche a seguito dei processi istituzionali che si sono prodotti negli ultimi anni, diciamo, i territori più alti con quelli più bassi, e questi due progetti sposano perfettamente questo obiettivo. Lo scrittore grossetano Sasha Naspini, cui i libri sono ormai tradotti in tutto il mondo, è stato ospite di TVL, in particolare della trasmissione Gli Amici del Giallo. Il nostro Leonardo Scecconi lo ha avvicinato. Sasha Naspini, ospite dei nostri studi qui a TVL, in giro per l'Italia per presentare l'ultimo libro, La voce di Robert Wright. Sì, esatto, è uscito da circa 20 giorni, quindi è appena uscito in libreria, sempre per l'edizione O. È una storia che parla di un doppiatore atipico, Carlo Serafini, che è stato per 30 anni la voce di questo attore hollywoodiano, appunto Robert Wright. Il romanzo comincia con questo attore che di punto in bianco decide di uccidersi. Carlo Serafini, dopo aver passato la vita, diciamo gran parte della sua vita, a doppiare più di 40 film di questo attore, reagisce in un modo solo: smette di parlare. Da qui comincia la storia. Una frase mi ha colpito molto: la bellezza non condivisa è bellezza e basta. È vero, mi viene in mente anche, se non mi sbaglio, non vorrei dire una cannonata, forse Goethe, racconta di un momento in cui, passando insomma sul Garda, non mi ricordo dove, fa fermare il cocchiere, no? In cui si trova davanti a questo panorama esagerato e dice per l'appunto qualcosa del tipo: nemmeno lo straccio di un amico o di un amante per condividere questo spettacolo, no? Condividere i momenti importanti, no? I momenti più intensi di spessore della vita, ovviamente importante. Carlo Serafini in qualche modo si accorge con la morte di Robert Wright di aver un po' vissuto all'oscuro di sé, e di punto in bianco, dopo questo evento, dopo questo strano lutto che deve attraversare, si posiziona, è un po' come se da quel momento in poi si decidesse di sedersi dalla parte dello spettatore e non dalla parte dell'attore. E Sasha Naspini sta condividendo un po' in tutto il mondo, tante traduzioni in vari paesi per una maremma che è il tuo West. Sì, è stato un anno particolare, tutta una serie di uscite che erano programmate tra il 2020, 21 e anche 22, a causa della pandemia si sono poi concentrate nel 21. È stato divertente vedere titoli come Nives, Le case del malcontento, ma anche Ossigeno, partire per l'estero dagli Stati Uniti, il Canada, la Corea del Sud, la Cina, e poi in paesi anche inaspettatissimi, come per esempio la traduzione recente che verrà fatta di Nives in arabo, per esempio. L'intervento di Papa Francesco nell'Angelus della domenica, nella sintesi del nostro Mario Raffanelli. L'umanità progredisce, l'umanità si sviluppa, ma i poveri sono sempre con noi, sempre ce ne sono, e in loro è presente Cristo, nel povero è presente Cristo. Così Papa Francesco, dopo la recita dell'Angelus, affacciato su una piovosa piazza San Pietro, torna a parlare della quinta giornata mondiale dei poveri che si è tenuta domenica 14 novembre. Ricorda che la giornata è nata come frutto del Giubileo della Misericordia e sottolinea come il tema di quest'anno sia tratto dalle parole di Gesù. Il tema di quest'anno sono le parole di Gesù: i poveri li avete sempre con voi. Papa Francesco ha ricordato le grandi sfide che accomunano le persone più fragili e le emergenze ambientali, lanciando un appello ai grandi della terra perché agiscono subito, e ricordando a tutti la possibilità di iscriversi alla piattaforma digitale Laudato Si. Il grido dei poveri, unito al grido della terra, è risuonato nei giorni scorsi al vertice delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, COP26, a Glasgow. Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ed economiche ad agire subito, con coraggio e lungimiranza,
Al tempo stesso invito tutte le persone di buona volontà ad esercitare la cittadinanza attiva per la cura della Cassa Comune. Come sempre, lunedì pieno di sport. Allora, fra poco la pagina sportiva del telegiornale, poi dopo una breve pausa ci sarà il salotto del calcio in diretta dai nostri studi. Stasera c'è anche la nazionale, quindi si parlerà e si commenterà in tempo reale anche le vicende degli azzurri. Per il momento è tutto, grazie per la cortese attenzione.